canale YouTube di Luigi Gaudio. Allora, la seconda lezione sull'opera di Tacito, ancora diremo qualcosina sull'Agricola, poi parleremo della Germania di Tacito e infine delle storie e degli Annales. Quindi una lezione molto importante. Infatti vorremmo adesso leggere un brano tratto dall'Agricola di Tacito, che è molto importante per farci capire come mai lui ci presenta il modello di Agricola. Che cosa rappresenta questo modello? Rappresenta il modello di un uomo discreto e che agisce nell'interesse dello Stato e che quindi riconosce certe volte che il principe è inetto, inadeguato, ma non per questo lo contrasta nettamente o in maniera violenta, ma decide di trovare un suo modo, insomma, di far bene allo Stato anche in una situazione, anche in una condizione difficile, anche in un periodo difficile come quello, per esempio, dell'impero di Domiziano. Agricola è riuscito a far del bene a Roma, è riuscito quindi a sintetizzare quello che è il modello di uomo virtuoso secondo Tacito. Dice infatti Tacito in questa monografia: è proprio della natura umana odiare colui che tu hai offeso. Però il temperamento di Domiziano, proclive all'ira e tanto più implacabile quanto più impenetrabile, veniva mitigato dalla moderazione e dalla prudenza di Agricola. Quindi c'era un contrasto politico fra Domiziano e Agricola, ma mentre Domiziano, qui potremmo farci venire in mente quasi il De Ira di Seneca, si lascia trasportare dall'ira, si lascia trasportare dal terrore, dalla paura, pensava, ricordate, Domiziano di essere circondato da congiurati e metteva a morte tutti quanti, ed era implacabile, impenetrabile nel suo modo di gestire l'autorità imperiale, così solitario, assurdo, si faceva chiamare Dominus et Deus, eccetera. Al contrario, Agricola era moderato e prudente, quindi mentre Domiziano sintetizzava in sé tutti gli aspetti dell'irrazionalità del potere, Agricola rappresenta la ragionevolezza, modo saggio di governare, perché questi non provocava la fama e il destino con l'ostinata arroganza né con la vana ostentazione di libertà. Quindi Agricola, che non si mostra arrogante, che si mostra saggio e prudente, è proprio quindi un esempio di uomo politico da seguire. Coloro che hanno per uso di ammirare gli atti di ribellione sappiano che anche sotto cattivi imperatori possono esservi uomini grandi. Quindi qua abbiamo una posizione politica diversa di Tacito rispetto a quella degli stoici, dei congiurati, per esempio della congiura di Pisone, che nel 65 d.C. si tolsero la vita sotto l'impero di Nerone. Quindi non bisogna fare come loro, non bisogna quindi esibire la morte degli stoici, ma che è una morte fine a se stessa. Ma bisogna fare come ha fatto Agricola, che è stato un uomo grande anche sotto un cattivo imperatore come Domiziano, e che l'obbedienza e il riserbo, ove non manchino operosità ed energia, possono salire a tanta gloria quanta ne raggiunsero molti divenuti illustri con una morte ambiziosa, per vie difficili ma senza alcun vantaggio dello Stato. Insomma, Tacito esalta la discrezione di Agricola, che ha agito nell'interesse e a vantaggio dello Stato, e la contrappone invece alle morti ambiziose. Quindi, per esempio, vi dicevo, alle morti di questi congiurati del 65 d.C., di questi stoici, insomma, che però non hanno poi, senza alcun vantaggio dello Stato, dice Tacito, quindi non hanno agito nell'interesse dello Stato, quindi hanno agito
hanno creato un alone quasi di leggenda, no? Per la loro morte, ma non hanno dato un contributo politico utile. E così Tacito mostra attraverso Agricola come ci si deve comportare di fronte all'autorità imperiale, anche di un imperatore inetto come Domiziano. Bisogna essere equilibrati, appartati, non bisogna quindi fare delle scelte così estreme come appunto queste, di questi suicidi degli stoici. Quindi bisogna affrontare il Principato con dignità ma senza servilismo. Quindi non bisogna reagire in questo modo così eclatante, così quasi drammatico, tragico, come hanno fatto questi congiurati, ma bisogna agire come ha fatto Agricola, che comunque non era passivo nei confronti di Domiziano, era dignitoso, ma nello stesso tempo ha deciso di operare, di governare una provincia, per esempio la provincia di Britannia, sotto quell'impero, sotto l'imperatore Domiziano. Allora, la volta scorsa abbiamo già iniziato a introdurre la Germania, quindi alcune cose io le ho già dette la volta scorsa. Si tratta comunque di una monografia molto importante. Stavo spiegando quali sono le sezioni della Germania quando poi è suonata la campanella. Beh, le sezioni della Germania sono due. Una è di taglio geografico ed etnografico, quindi che ci spiega qual è il territorio e i confini della Germania, incomincia proprio, quindi il territorio della Germania, e poi qual è l'origine, l'aspetto fisico dei Germani, le risorse del suolo e del sottosuolo, ma poi soprattutto l'aspetto etnografico, cioè gli usi e i costumi, il modo di comportarsi dei Germani. Adesso approfondiremo il discorso. Mentre invece nella seconda parte si sofferma a dividere i Germani nelle varie tribù, si sofferma, volevo dire, a descrivere le varie tribù dei Germani e le differenze fra queste tribù. Le fonti, l'abbiamo già detto la volta scorsa, ma lo ribadiamo, sono soprattutto il De Bello Gallico di Giulio Cesare, ma anche probabilmente il fatto che Tacito ha avuto la possibilità, siccome aveva degli incarichi politici, di conoscere le popolazioni che si trovavano ai confini del Reno e quindi anche indirettamente ha avuto delle notizie di prima mano, insomma, sui Germani. Ecco, parliamo adesso del determinismo ambientale. Che cos'è il determinismo ambientale? È una dottrina in base alla quale una dottrina che si era sviluppata in Grecia intorno al V secolo a.C., in base alla quale se un popolo viveva in un determinato territorio, anche il suo carattere, il suo modo di comportarsi, eccetera, era condizionato dal territorio, dall'ambiente in cui si trovava. Pertanto, ad esempio, i romani e i greci vivono nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è il Mare Nostrum. Il Mediterraneo è il luogo in cui c'è un clima temperato e moderato. Ecco quindi che questo clima favorisce la temperanza, favorisce la moderazione, e tutto questo implicitamente sta a indicare che i latini e i greci sono superiori rispetto ad altre popolazioni, e questo è dovuto anche all'ambiente in cui si trovano. Cioè, individui equilibrati e civiltà avanzate come quella della Grecia e di Roma, è logico che si siano sviluppate nel Mediterraneo. Al contrario, il clima freddo e umido della Germania induce sicuramente chi vive lì ad essere capace di sopportare, cioè no, scusate, potente in battaglia, in guerra, alto, forte, ma non capace di sopportare la fatica del lavoro. Quindi non sono dei gran lavoratori i tedeschi, i germani, quindi volevo dire che i germani sono gli antenati dei tedeschi, ma sono alti e forti combattenti, e questo è dovuto anche al clima freddo e umido nel quale vivono. Così come il clima dell'Oriente favorisce invece l'ozio e il lusso. Si tratta ovviamente di
teorie assurde, no? Però che nell'antichità avevano un certo peso e che Tacito riprende all'inizio della Germania. Nella Germania lo scrittore ci parla del confine del Reno come di un confine sicuramente rischioso e pericoloso. E infatti, come ben sappiamo, noi poi effettivamente quasi profetico Tacito, nel senso che nell'inverno fra il 409 e il 410 il Reno ghiaccerà, sarà un inverno talmente rigido che il fiume sarà ghiacciato e quindi sarà attraversato dalle tribù dei Germani che invaderanno così l'impero romano. Quindi sicuramente, dice Tacito, ci conviene conoscere questi Germani perché da lì può arrivare un pericolo, può arrivare un rischio. Ma dice anche che quello è un confine di conquista, perché Tacito comunque ritiene l'esercito romano ancora superiore rispetto a quello germanico. E quindi si tratta solamente di perfezionare una vittoria. Cioè, noi romani dice, abbiamo già vinto, abbiamo già sconfitto i Germani più volte, ma si è trattato purtroppo di una vittoria non definitiva nella battaglia, ma non nella guerra. Infatti Tacito dice, Tam diu Germania vincitur, è diu senza n, credo. Tam diu, infatti, vuol dire da tanto tempo la Germania è sconfitta. È un po' ironica però questa frase. Nel senso che è vero che è sconfitta da tanto tempo, sin dai tempi di Mario, quando Mario sconfisse i Cimbri e i Teutoni, ma si è trattato di sconfitte non definitive, no? Solo parziali. In genere, quando i romani infatti sconfiggono un popolo, lo sconfiggono e lo sottomettono subito, definitivamente. È chiaro che quando lui parla dei Germani, però, in questa monografia, implicitamente parla anche di Roma. Infatti lui è preoccupato perché a Roma c'è una decadenza morale, una corruzione che in Germania non c'è. E allora è come se implicitamente dicesse: noi dobbiamo comunque imparare qualcosa da questi selvaggi, chiamiamoli così, perché loro ancora non, per esempio, non sono interessati al denaro, ai soldi, al lusso. E non c'è quella degenerazione morale che invece si intravede a Roma. Questo non lo fa però per esaltare i Germani, ma per sconfiggerli. Cioè, è pur sempre Tacito uno storiografo romano e quindi il suo scopo, lo scopo del suo popolo, è quello di sottomettere i Germani, no? Quindi cerchiamo di conoscerli meglio per sconfiggerli, insomma, per capire meglio come poter prevalere su di loro. Egli ammira in particolar modo il fatto che sono molto obbedienti ai loro capi militari, sono disposti a morire. È motivo di infamia, dice infatti Tacito, traduciamo, sempre leggiamo in traduzione, è motivo di infamia per tutta la vita scampare alla battaglia sopravvivendo al proprio capo. Quindi bisogna combattere per il proprio comandante, bisogna dare la vita. Ed è motivo di infamia sopravvivere quando invece il proprio comandante è morto in battaglia, addirittura. Questo proprio per sottolineare la dedizione, che è un po' quello che Livio diceva quando nelle sue storie esaltava i romani, dei primissimi secoli e, presentava dei modelli da seguire, come Cincinnato, Coriolano, i Fabi, eccetera, eccetera. Dice Tacito: noi abbiamo perso il Mos Maiorum, abbiamo perso questa dedizione, questa capacità di dare tutto se stessi per lo Stato. Invece i Germani ce l'hanno ancora e quindi dobbiamo stare molto attenti, no? Noi che rappresentiamo i barbari, ecco, vedete qui per esempio una statua del Galata Morente, noi rappresentiamo i barbari sempre come sconfitti. Stiamo attenti però, perché questi germani sono molto determinati, no? Sì, qua c'è infatti tutto un box in cui si spiega che i barbari venivano sempre rappresentati come sconfitti, con le mani legate dietro la schiena, in catene, magari dietro il carro trionfale, no? I famosi trionfi, no? Queste cerimonie, queste feste che facevano
i romani quando sconfiggevano, quando era finita una campagna militare. E così li rappresentano ancora, morenti, sconfitti, eccetera. Così li vorrebbe rappresentare anche Tacito, però dice stiamo molto attenti. Purtroppo bisogna infatti ricordare che i germani hanno sconfitto i romani, per esempio nella selva di Teutoburgo, già sotto l'impero di Augusto. Quindi, e questo è il motivo per cui i romani poi si sono ritirati sui confini del Reno. E hanno deciso di non proseguire nella loro conquista della Germania. E si tratta di qualcosa che è rimasto nell'immaginario collettivo dei romani, questa sconfitta, no? È rimasta nella mente, insomma, dei romani. Ed ecco quindi che ritorna come un'ossessione. E quindi Tacito dedica un'opera intera a questo, appunto, la Germania. Lo stile di queste due monografie, cioè dell'Agricola e della Germania, è già diverso rispetto al Dialogus de Oratoribus. Avevamo detto infatti che il Dialogus de Oratoribus era molto ciceroniano, era molto classico. Qui invece abbiamo una fase intermedia nella quale Tacito incomincia ad accostarsi allo stile, scusate, allo stile sallustiano. Lo stile di Sallustio, fatto di periodi brevi, di ellissi, costrutti con elementi antitetici, forti contrasti, eh? Cioè uno stile molto più espressivo, molto più originale, insomma, che prelude allo stile dei suoi due capolavori, che sono le Storie e gli Annales, che è lo stile tipico di Tacito e di cui parleremo alla fine di questa lezione. Oh, adesso quindi parliamo di questi due capolavori, cioè parliamo delle Storie e degli Annales. Anzitutto lui sembra concepire un progetto di storiografia che avrebbe dovuto portare dal 69 d.C. fino ai suoi tempi, cioè era un progetto in cui da un momento di grande degradazione, che era quello dell'anno dei quattro imperatori, no? Il 69 d.C. avrebbe condotto al periodo in cui viveva Tacito, che era il periodo degli imperatori per adozione, un periodo in cui Roma si era risollevata. E quindi una visione della storia come una sorta di evoluzione, di progresso. Poi però che cosa successe? Successe che le Storie finiscono con il 96 d.C., cioè con la morte di Domiziano, ucciso in una congiura. Ecco, però vi dicevo, questo progetto delle Storie si ferma al 96 e quindi non va avanti con il principato di adozione, quindi con Nerva e Traiano. E al contrario, poi dopo, quando lui si ritira in sostanza a vita privata e terminano i suoi incarichi politici, Tacito scrive gli Annales tornando indietro. Cioè, parlando del periodo che va dal 14 d.C. fino al 68 d.C. E allora la parabola è proprio discendente, insomma, no? Non è un'evoluzione, non è un progresso. Anzi, lui va alle radici del principato. Cioè, in particolar modo, il passaggio che c'è stato tra il principe Augusto, che in un certo senso era riuscito a creare un certo equilibrio di poteri, e il suo successore, è Tiberio. E secondo lui è proprio già lì, in nuce, in embrione, c'è già in nuce, c'è già la degenerazione del principato. Si va alle radici del principato. È una storia di potere. Vediamo che cosa scrive infatti uno studioso che si chiama Michael von Halbrecht, che dice: nel complesso, l'opera storica di Tacito permette di ravvisare una coerente linea di tendenza dalla storia contemporanea, ecco, quindi storia contemporanea, all'indietro fino al passato. Quindi si torna indietro. Se il primo progetto era quello di andare avanti, quindi seguire l'evoluzione della storia fino al periodo
principato di adozione. Invece, così come si presenta il corpus delle opere storiografiche di Tacito, si torna indietro, all'indietro verso il passato. Cioè, inizia con una biografia del suocero Agricola, che quindi risale al periodo di Domiziano e progetta di descrivere il regno di Domiziano e la felicità presente. Già nell'Agricola aveva detto: poi parlerò del presente, parlerò della felicità presente. All'inizio delle storie dice la stessa identica cosa, cioè dice: adesso comincio a parlare del 69, dell'età dei Flavi, di Domiziano, eccetera, ma poi parlerò dell'età presente. E poi invece dell'età presente non parla mai, e anzi ritorna ancora più indietro nel tempo, no? Ben presto intuisce che Domiziano va interpretato nel quadro di una storia della dinastia Flavia. Nascono così le storie, e infatti le storie coprono praticamente soprattutto l'età dei Flavi, no? Quell'anno lì, maledetto, il 69, più tutta l'età dei Flavi. E prendono le mosse dall'anno 69. All'inizio di quest'opera, Tacito afferma di aver rimandato alla sua vecchiaia la descrizione del presente. Cioè, come stavo dicendo prima, nel proemio delle storie, lui dice: quando sarò vecchio, mi potrò ritirare, eccetera, scriverò del presente, cioè scriverò di Traiano. E invece non lo fa. E dopo aver portato a termine le storie, egli si rifà però ancora più indietro. Le radici del presente vanno illuminate con la storia del primo periodo del principato. Lo storico conta sul fatto che i suoi lettori siano capaci di trarre simili paralleli. Più tardi Tacito manifesta addirittura l'intenzione di scrivere sull'epoca di Augusto. Quindi procede come il gambero, cioè va sempre più indietro invece il nostro Tacito. E dice addirittura che se ne deve scrivere un altro di opera di storia. Ormai ha deciso, non scriverà più del presente, ma tornerà ancora più indietro, tornerà fino ad Augusto. È possibile osservare come nel corso della sua opera acquistino sempre maggiore importanza precedenti del primo principato dell'ultimo periodo repubblicano. Così la storia contemporanea, nella sua parte felice, è restata da scrivere. Quindi, come vedete, è significativo questo passaggio dal primo progetto poi alla realizzazione, perché ci fa capire che tutto sommato Tacito è sempre di più un nostalgico e sempre di più va a scovare, a scavare le radici del principato e quindi anche della degenerazione che c'è stata nell'età dei Flavi. Ecco, gli annales e le storie non ci sono pervenuti integri, anche perché tutte le opere latine sono passate attraverso il vaglio e la selezione degli amanuensi, cioè dei monaci che ricopiavano questi testi nei monasteri durante il Medioevo. Siccome Tacito aveva definito il cristianesimo un exitiabilis superstizio illicita, si dice, durante il principato di Claudio, e Tacito rincara la dose. Tacito giudicava allo stesso modo piuttosto riprovevoli sia gli ebrei sia i cristiani. Per questo motivo, quindi, non fu trascritto, non fu copiato questo testo integralmente nel corso del Medioevo. E quindi ci sono rimasti solo dei frammenti, diciamo, o meglio, parti di libro, comunque abbastanza significative. Il progetto doveva essere di 14 libri di storie e 16 libri di annales. Ci rimangono di fatto delle storie solamente i libri che riguardano, cioè l'inizio, i libri iniziali, che riguardano appunto l'anno 69 d.C. Quello che è successo in quell'anno, cioè il vecchio senatore Galba proveniente dalla Spagna che prende il potere, insomma, che viene proclamato imperatore. Ma poi, subito dopo, viene esautorato da Otone, che era stato un amico di Nerone e che era stato anche lui marito di Poppea. Poi le milizie e le legioni stanziate in Germania, nominano imperatore Vitellio, e nella battaglia fra Otone e Vitellio, viene sconfitto Otone, ma mostra paradossalmente nella morte
Ottone mostra una dignità superiore a quella che mostrerà lo stesso Vitellio quando sarà ucciso nella battaglia definitiva che porterà al potere Vespasiano, mentre il figlio di Vespasiano, Tito, rimane, in Palestina a combattere contro gli ebrei che sono in rivolta, e quindi assedia Gerusalemme nel 70 d.C., distrugge il tempio di Gerusalemme. E qui c'è un excursus etnografico sui giudei e qui mostra la sua antipatia nei confronti dei giudei di cui vi ho già parlato prima. Ora, quali sono le fonti di Tacito? Le fonti di Tacito sono numerose. Diciamo che una delle fonti è lo stesso Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio, infatti, non aveva scritto solamente Naturalis Historiae, storia di scienze, ma aveva scritto anche testi di storia, tra cui anche una bella Germania, Guerre della Germania, che però non c'è pervenuta, che però era probabilmente stata una delle fonti principali di Tacito, accanto a tante altre fonti, come Vipstano Messalla, Cornelio Sisenna, Fabio Rustico, Aruleno Rustico, Cluvio Rufo, Erennio Senecione, insomma tutta una serie di storici i cui testi non ci sono pervenuti, ma che sono stati una fonte importante per Tacito. Oltre agli Acta Diurna Populi Romani, i resoconti giornalieri del popolo romano e gli Acta Senatus, che sono importanti dal momento che lui in queste storie utilizza nuovamente il criterio annalistico, cioè intende dire tutto quello che è avvenuto in quegli anni, anno per anno. Bisogna dire che nella selezione delle fonti, comunque, Tacito fu abbastanza selettivo e scrupoloso, quindi dimostra un atteggiamento storiografico abbastanza rigoroso, simile a quello di Tucidide, anche se Tucidide resta un po' un modello che Tacito non riesce a seguire in tutto e per tutto. Comunque, queste storie sono soprattutto una riflessione sugli imperatori e sui rapporti di potere e sui giochi di potere che ci sono tra imperatore, pretoriani e soprattutto senatori. Infatti, dobbiamo ricordare che Tacito è un senatore, non è un senatore della prima generazione, ma è un senatore ormai di una generazione che riconosce l'ineluttabilità del Principato, cioè riconosce che non si può ritornare alla Repubblica, non si può ritornare al regime precedente. Il Principato è un dato di fatto da accettare, è una realtà contro la quale non si può combattere ormai. Il Principato probabilmente è un male. Perché, l'abbiamo detto, lui è rappresentante comunque di questa classe senatoria, ma è un male inevitabile e allora bisogna accettare. Certe volte è il male minore, no? Quindi accettare il principato, ma fare in modo che sia il meno negativo possibile. È infatti il principato l'unica comunque istituzione in grado di governare in modo efficace, perché il modo con cui è terminata la Repubblica, la crisi della Repubblica, le guerre civili, dimostrano che ormai Roma era diventata ingovernabile con quel regime là. E quindi si tratta solo di avere un buon principe, cioè che non ci sia un pazzo come è accaduto certe volte nel corso del primo secolo a governare. Però se si segue un buon criterio, e il criterio buono, e lo sottolinea più volte nel corso della sua narrazione, è quello del principe di adozione. Cioè, nel corso della dinastia Giulio-Claudia e di quella Flavia si sono adottati altri criteri. Il criterio, anzitutto, quello della successione ereditaria. Età dei Flavi, Vespasiano ha due figli, Tito e Domiziano. Vespasiano, buon imperatore, Tito, un ottimo figlio. Ma chi ti dice che il secondo figlio sia bravo anche lui? Infatti, Domiziano non era assolutamente in grado di fare l'imperatore.
Quindi prevale nel primo secolo il principio ereditario. Oppure ci sono delle congiure di palazzo che portano alla successione dell'imperatore. Invece, con Nerva, nel 96 d.C., si stabilisce un nuovo criterio, cioè che l'imperatore adotta la persona più adatta a ricoprire questo ruolo e ad essere suo successore. È il cosiddetto impero per adozione. Questo è sicuramente il metodo giusto, perché sia davvero quello il principe, l'imperatore buono, che è dotato di tutte le capacità e le qualità opportune per detenere il potere. E esprime questo giudizio positivo su questo concetto dell'adozione parlando di Galba. Galba era un vecchio senatore che diventa imperatore per pochissimi giorni, si può dire, pochissimi mesi, all'inizio del 69, ma aveva chiaro in testa questa cosa. Lui, tra l'altro, era nostalgico della Repubblica, avrebbe voluto appunto che si restaurasse la Repubblica, ma diceva che comunque la situazione attuale imponeva che si lasciasse un buon successore. Aveva questa idea Galba, no? Di lasciare un buon successore. Poi non riuscì a realizzarla perché fu decapitato prima di poter pensare o realizzare qualsiasi cosa. Quindi le storie, che sono appunto questa prima opera storiografica di Tacito sul periodo che va dal 69 fino alla morte di Domiziano, sono sicuramente molto cupe, anche perché, a dire la verità, a noi ci è rimasto proprio quel libro in cui si parla del 69 d.C. Quindi c'è tutto un insieme di morti e di uccisioni, si succedono quattro imperatori in un solo anno, viene meno qualsiasi principio di morale, si lotta per il potere in un modo spietato e quindi la storia viene drammatizzata, nel senso che ci sono questi quattro personaggi, c'è l'attenzione su questi quattro personaggi. Sono riportati i loro discorsi diretti, i loro dialoghi, discorsi magari fatti alle truppe per convincerle a combattere per il potere. È una storia quindi fatta di questi personaggi che si contrappongono l'uno all'altro, con scene drammatiche, come appunto vi dicevo, soprattutto le scene delle varie morti, no? di questi imperatori. Da questo emerge un pessimismo che si approfondisce nel passaggio dalle storie agli annales, si approfondisce il pessimismo di Tacito, perché non c'è più neanche la prospettiva, no? L'idea magari di parlare di un presente positivo dell'impero per adozione, eccetera. Anzi, si va alle origini, come mai si è consolidato il principato, come mai non si è rimasti in quella fase di equilibrio rappresentata dal principato di Augusto. Bisogna andare alle origini, bisogna andare al principato di Tiberio. È tutta responsabilità di Tiberio. È stato Tiberio il primo che ha accentuato l'auctoritas del principe, dell'imperatore, nei confronti del Senato. È stato Tiberio il quale ha dato per primo troppo potere al prefetto del pretorio, Seiano. Altri video didattici.